una puntata, questa seconda di Ritiro Biancorosso, che comincia a darci una idea dei nuovi giocatori che compongono la rosa del Barletta Calcio edizione 2011-2012. Andiamo a conoscerne un altro. Barretta targato 2011-2012 ha giocatori davvero difformi dall'ordinario. Abbiamo anche un giocatore che è qui in Italia da soltanto un anno e che proviene dalla bellissima Cipro, dal mare Egeo, dal mondo greco, quindi una bellezza greca per Georgios Pelagias, che sicuramente nel corso dei mesi sarà letto diversamente, colleghi ti chiameranno Pelagias, Pelagias, per i nostri tifosi Pelagias. Allora, Giorgio, intanto sei arrivato qua in Italia, le impressioni sul nostro paese, sul nostro campionato, poi ti chiederò. Guarda, io ho giocato in Grecia 4 anni, pure a Cipro, ho iniziato a Cipro, volevo una nuova avventura. Italia per me sembrava sempre un paese che, dove puoi giocare calcio in alto livello, è pure un bel paese, secondo me qua può trovare tutte le cose che deve avere un calciatore, un giocatore. Quindi anche questa squadra ti ha fatto un'ottima impressione, i compagni, i dirigenti ti hanno fatto una grande impressione, immagino. Sì, qua la società sembra seria, l'ambiente sembra veramente caldo con calcio, ci sono i tifosi che, se ho capito bene, amano tanto la squadra. Allora sì, credo che è un ambiente buono per ognuno. Tu, Giorgio, conosci già alcuni dei tuoi compagni, hai giocato a Roma, sei il terzo giocatore dell'Atletico Roma che andiamo ad intervistare oggi, ex Atletico Roma, e questo secondo me è un grande vantaggio per il Barletta. Vi conoscete, siete per esempio voi 3 difensori, e poi con in porta Vincenzo Sicignano, che sicuramente conosce, un giocatore che ha fatto la Serie A, per cui ecco, quindi chi conosci già di questo gruppo e perché lo ritieni un gruppo forte, solido? Sì, io conosco i giocatori, i miei compagni che abbiamo giocato insieme l'anno scorso, il portiere, conosco pure l'attaccante Riccardo che abbiamo giocato contro, sì. Sì, conosco pure gli altri ragazzi, ma non li conosco così bene come quelli che ti ho detto prima. Hai già visto Barletta, sia la città che la tifoseria? Sì. Se mi ricordo bene, l'ultima partita dell'anno scorso abbiamo giocato contro. Allora sapevo già come l'ambiente qua. Avresti pensato di venire proprio qui a giocare quando sei venuto a scontrarti con il Barletta? No. La vita è strana. Non si sa mai. Però dai, per uno che viene da un'isola sei venuto finalmente al mare, almeno avrai il mare in città. Sì, va bene, questo è un vantaggio, ma siamo soprattutto giocatori, il nostro lavoro, il nostro mestiere è giocare calcio,
Adesso ti chiederò di fare un saluto finale ai tuoi fans, non solo barlettani ma anche ciprioti, perché noi siamo in streaming, noi siamo anche su Facebook, per cui ti potranno vedere anche a casa. Salutali in greco però, a parte un calimera, calispera che potrei dire anch'io, di qualcosa di compiuto in greco, grazie. Καλησπέρα σε όλους και ελπίζω αυτός ο χρόνος να έχει μόνο επιτυχίες για όλους μας. Non ho capito molto, però ci siamo. Possiamo tradurre? Dato buonasera a tutti e spero quest'anno sarà un anno pieno di vittorie, di soddisfazioni. Sì. Anno era Cronos. Tutti. Anno era Cronos. Cronos, sì. Appunto, perfetto, ok. Ad accompagnare il Barletta in questa avventura, in questo ritiro in Val di Non a Rumo, è anche un autorevole giornalista del nostro territorio, ovvero Matteo Tabacco, che ricopre il ruolo di addetto stampa della società biancorossa. Per noi invece Matteo curerà una rubrica preziosa perché ci consentirà di fare il punto della situazione quotidianamente, il diario di bordo. Andiamo ad ascoltare Matteo. Ore 21:35. La squadra biancorossa atterra senza grandi sussulti all'aeroporto di Verona. L'accoglienza meteorologica della città di Romeo e Giulietta non è delle migliori. Piove, fa anche piuttosto fresco, ma eravamo preparati. Il pullman che ci deve trasportare a Rumo è già pronto. Attraversiamo le colline del Trentino per salire sempre più su. I ragazzi non nascondono una certa stanchezza. Sicignano legge un libro, poi si appisola. Innocenti ascolta della musica, ma lo fa senza le solite cuffie e tiene compagnia a molti. L'autista è cordiale e ci spiega che da quelle parti ci sono molte squadre al lavoro. L'Inter, il Napoli, il Palermo, per citarne alcune. Sembra simpatico l'autista, simpatia che scade del tutto quando, rivolgendosi a noi, dice: ma Barletta è solo il nome della squadra o anche della città? Ogni commento ci sembra superfluo. Si cammina e si attraversano paesini che sembrano sbucare fuori dai racconti di Heidi. Dietro una curva ci imbattiamo in un ristorante dal nome poco piacevole, il Gatto Nero. Inutile sottolineare i riti scaramantici che si sono sprecati sul pullman. Dopo 2 ore di viaggio arriviamo a Rumo. L'albergo è tipico di queste parti, tanto legno e parecchio che ci ricorda la Svizzera o l'Austria. Mangiamo velocemente una cena e poi tutti a nanna. Il primo giorno di lavoro si apre con il magazziniere Dino che distribuisce al campo le tenute ai ragazzi. Tanta corsa per la squadra, volti stravolti come quelli di Franchini, Schetter e Anselmi. Mentre lodevole la grinta dei più giovani del gruppo, Caputo, Pinto e Ferrara, non perdono il passo con i più esperti. I tre portieri, Sicignano, Pane e Tesoniero, lavorano a parte con Nicola Di Bitonto. Poi finalmente arriva la palla che ha un effetto benefico sui ragazzi. Il pranzo scorre via velocemente con insalate miste, pennette al pomodoro, prosciutto e crostata di frutta. Dopo il caffè, alcuni degli ex Atletico Roma si concedono a Teleregione con un Davide Gianpietruzzi, l'inviato dell'emittente barlettana, brillante e bravo a mettere a proprio agio non solo Mazzarani e Angeletti, ma soprattutto Pelagias, il cipriota ancora incerto con la nostra lingua. Nel pomeriggio ancora una seduta di lavoro con i ragazzi che ripetono più o meno il lavoro della mattina. Poi cala la sera e la cena chiude la prima giornata di lavoro del Barletta. Si va a nanna. Domani, per i ragazzi, arriva un'altra giornata di fatica.
Mentre Saverio Tattolo continua a regalarvi delle immagini impareggiabili, la bellezza della Val di Non penso che comincia ad essere chiara anche a voi che ci seguite quotidianamente su Ritiro Biancorosso dai canali di Teleregione. A proposito, non dimenticate che esiste un altro canale importantissimo per stare in contatto con noi, per interagire e per magari proporre anche delle domande ai tecnici, ai giocatori, agli stessi addetti ai lavori che a loro volta chiaramente le gireranno agli interessati. Dunque utilizzate il gruppo su Facebook Ritiro Biancorosso Teleregione e state con noi ancora per questo appuntamento che vi accompagnerà per tutta la durata del ritiro dell'SS Barletta Calcio. Quest'oggi abbiamo conosciuto tre giocatori che saranno sicuramente protagonisti del reparto arretrato, sempre più inossidabile, con Vincenzo Sicignano che è una garanzia, ma insomma anche il resto del reparto è fondamentale. Allora io termino qui, vi saluto ancora indugiando sulle immagini della bellissima Val di Non, restate con noi, questo è Ritiro Biancorosso. Arrivederci.